Krupalan, l'unico corridore di Roubaix a vincere questa gara nel 1912, e proprio in suo onore gli è stato intitolato questo tratto in pavé che termina a pochi metri dall'ingresso nel velodromo. 35 secondi dice adesso Radio Corsa. Dunque qualcosa ha recuperato ancora Fabian Cancellara, proprio qua nel mezzo di questo viale che comincia l'ultimo tratto in pavé. Lo affronta adesso Johan Van Sumeren, 1,5 km alla conclusione, perché è lungo 400 metri questo settore. Siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro, il velodromo ormai è lì, Van Sumeren tra un po' entrerà nel velodromo che ti proietta direttamente nella storia del ciclismo, anche se non sei un campione. Transita sotto lo striscione dell'ultimo chilometro con il triangolo rosso Johan Van Sumeren, curva a destra, e sta per entrare nel velodromo di Roubaix, il sogno di una vita, il sogno di tutti i corridori, quello di entrare per primo nel velodromo di Roubaix, è il sogno che sta realizzando Johan Van Sumeren. 30 secondi ed eccolo il boato ad accogliere l'ingresso di Johan Van Sumeren. Deve ancora percorrere 800 metri, è a metà della curva Johan Van Sumeren, ancora non appare Fabian Cancellara. Suona la campana per Johan Van Sumeren, che si volta per controllare la situazione. Ancora non è spuntato, non è entrato Fabian Cancellara. Entrano adesso gli altri uomini con Bach in prima posizione e Cancellara in seconda, poi Cialinghi e Rust. Ha in pratica mezzo giro di vantaggio Johan Van Sumeren. Poi Ballan, entra Ballan da solo in sesta posizione. Sta per essere raggiunto da Van Sumeren Alessandro Ballan. Van Sumeren ha chiaramente un giro quasi di vantaggio sull'uomo, sul Veneto della BMC. Le ultime pedalate per Johan Van Sumeren, dopo Goss e dopo Nuyens, ancora il nome di un uomo che non ti aspetti, o meglio che non tutti si aspettano. È un belga, non è Bonen, è Johan Van Sumeren, il sogno di una vita lo realizza oggi. Parte Rust lungo, Cancellara potrebbe far secondo, lotta con Rust e Tiallingi. Questa è la volata per il secondo posto con Rust, Cancellara e Tiallingi, ed è Cancellara che va a lasciare comunque da grande, da grandissimo, qual è il segno su questa Parigi-Roubaix, con un piazzamento, non è quello che voleva, quello che ha inseguito, ma è comunque un piazzamento di un'importanza, Davide, credo eccezionale, perché ti dimostra tutta la grandezza di questo corridore. La sesta posizione per Alessandro Ballan, che arriva adesso. Cancellara è stato un grande nonostante il piazzamento, è arrivato secondo la Sanremo, è arrivato terzo al Giro delle Fiandre, secondo la Parigi-Roubaix. Senza squadra è stato messo all'angolo da una splendida Garmin. Un vincitore a sorpresa, Van Sumeren, 30 anni, terza vittoria in carriera. Lui che tra i dilettanti era arrivato secondo in un campionato del mondo. A regolare la volata del gruppo Eisel davanti a Ushovd. Rivediamo intanto l'arrivo di un uomo della Garmin, Johan Van Sumeren. Era stata criticata e non poco anche dopo il Giro delle Fiandre di domenica scorsa. Oggi però ha corso la grandissima squadra, la Garmin, che aveva...